un crocevia di importanti civiltà del passato. La Slovenia, pur nella sua ridotta estensione territoriale, è scrigno prezioso di imponenti vestigia di una storia gloriosa, e Pirano, sulla costa, non distante da Capodistria, è il fiore all'occhiello di questa ricchezza architettonica. Il percorso alla scoperta di Pirano non può non iniziare dalla centrale piazza Giuseppe Tartini, con alle spalle il pittoresco porticciolo e, sul lato opposto, l'inizio di tortuosi camminamenti tra viuzze antiche che portano verso la rocca. Pirano è la più bella città della costa slovena, con le sue viuzze strette e ombreggiate e le case vicine le une alle altre, caratteristiche che ricordano molto la nostra Venezia. Venezia infatti qui fu dominatrice a partire dal 1200 fino alla fine del 1700. La specificità dell'architettura di Pirano è unica. Stradicciole abitazioni dalla storia secolare, dai colori intensi, rimandano a un passato simbolo di cultura e di scambi commerciali. Cultura e commerci che si sono condensati soprattutto sotto il lungo dominio veneziano, durato da fine 1200 a fine 1700, e di cui rimangono ampi tratti delle mura, baluardo contro le ricorrenti minacce dei turchi ottomani, e la rocca che domina l'intero contesto urbano. Spiagge intagliate nella culla dell'Adriatico, sentieri panoramici in fertili colline, passeggiate romantiche e vestigia di secoli di storia, unite a tradizioni antichissime. Tutto questo è Pirano. Spazio poi alla religione cristiana, con la chiesa tardo rinascimentale barocca di San Giorgio, uno dei santi più amati, rappresentato nella sua iconografia più classica mentre uccide il drago. Sul campanile spicca la statua dell'arcangelo Michele a protezione della cittadina. Ci dirigiamo verso il promontorio, lungo i resti delle mura, e arriviamo alla punta, tra il mare di scogli e la piccola passeggiata davanti ai localini tipici, che culmina con una costruzione ottocentesca inizialmente pensata per accogliere il faro. Eccoci di nuovo nella maestosità di Piazza Tartini per rendere omaggio al maestro violinista ricordato dalla statua in bronzo a grandezza naturale. Qui in estate inizia il Festival della Musica. Infatti, oltre per il sale, Pirano è famosa per essere la patria del musicista Giuseppe Tartini. Il violinista, oltre ad essere conosciuto per il suo virtuosismo, il suo talento e la bontà d'animo, era anche al centro del gossip cittadino, dati i continui litigi con la moglie, che venivano paragonati ai battibecchi pubblici che avvenivano tra Socrate e Santippe. La luce del tramonto si impossessa pian piano della discreta eleganza di Pirano e le abitazioni assumono i colori soffusi del chiarore che cala. La sera ci offre un meritato momento gourmet al ristorante Röstelin, un'eccellenza per le sue specialità di pesce da gustarsi nella storica piazza Primo Maggio.